L'idea di questa serie di video è quella di dare alcune risposte a delle domande che studenti, atleti, tesisti, tirocinanti mi fanno praticamente settimanalmente e magari potrebbero essere utili per anche altre persone che vorrebbero avere magari alcuni riscontri da parte mia. Perché le persone mi chiedono delle cose se non mi conosci e perché probabilmente faccio il professore a scienze motorie. E faccio il preparatore atletico da 15 anni. Sono attualmente in carica come preparatore atletico del Custorino Volley in Serie A e tante persone mi chiedono alcuni pareri. Ed oggi rispondo alla domanda di Nicolò, un mio studente di scienze motorie, riguardante soprattutto il monitoraggio dell'allenamento, da che punti si può partire e come poter avere i riscontri in funzione degli obiettivi che vogliamo conseguire. Come si sceglie a inizio stagione con una squadra nuova o con un nuovo cliente il volume di lavoro di partenza? Io dico quello che penso, nel senso come agisco io praticamente quotidianamente con il mio lavoro. Sicuramente anamnesi iniziale e studio dello storico del cliente e degli atleti che si approcciano a questa nuova stagione, a questa nuova esperienza con noi, diventa determinante, perché capire se l'atleta arriva da una fase totale di detraining, oppure semplicemente ha sempre continuato ad allenarsi, ma sta cambiando stile di allenamento, intraprendendo un nuovo percorso assieme a noi. Cercare di capire se non si è mai allenato prima o se ci sono delle casistiche, delle problematiche che sussistono da tempo. Questo ovviamente ci dà una serie di indicatori da poter monitorare e che ci possono indirizzare a quelle che sono le scelte dei allenamenti che conduciamo insieme. Sicuramente poi io procedo con delle semplici esecuzioni tecniche anche a corpo libero o con carico zero, soltanto per valutare qual è la capacità del mio cliente di muoversi, se ha delle problematiche già evidenti oppure se semplicemente subito dimostra una buona intelligenza motoria di base, sia sull'apprendimento di schemi motori che già conosce, sia sull'apprendimento di magari tecniche che a lui sono sconosciute. Se l'apprendimento è rapido, se l'apprendimento è facile, oppure se ci mette più tempo, quindi ha un po' più di resistenza alla nuova tecnica, al nuovo movimento da dover apprendere e mettere in pratica. Queste ci danno una serie di indicatori su quello che può essere il livello del mio cliente atleta nuovo. Poi tutto questo è da finalizzare a quello che è l'obiettivo, attestarsi su dei valori di volume più basso all'inizio non è mai un problema, perché l'obiettivo centrale delle prime sedute di allenamento non è quello finale del cliente atleta stesso, che può essere dal dimagrire al diventare più forte, al saltare più in alto, al correre più veloce, ma l'obiettivo primario da dover conseguire è profilare quello che sono le capacità tecniche, le capacità fisiche del mio atleta e da lì poi poter sviluppare un protocollo che a tendere porterà agli adattamenti che stiamo ricercando. Quindi sicuramente una partenza leggermente più bassa di volume non andrà mai a inficiare l'obiettivo finale. Perché? Perché l'obiettivo iniziale di quelle specifiche sedute è quello di iniziare a capire chi ho davanti. Sicuramente partire da dei stimoli più leggeri ci può dare dei riscontri e ci fa subito capire quali possono essere i primi aggiustamenti che il nuovo atleta, il nuovo cliente, la nuova squadra si porta dietro. Spero di essere stato abbastanza esaustivo e di aver risposto alle domande di Nicolò. Se tu fai altre cose, se fate altre cose, sicuramente non è che io ho la verità in mano. Sono qua per condividere quelle che sono le mie strategie, quelle che ho condotto in diversi anni, però magari può essere utile se tu hai delle strategie che pensi possano essere più performanti oppure anche integranti rispetto a quello che ti ho proposto. Se me le segnali mi fa piacere perché sono sempre aperto a quella che può essere un'innovazione per raggiungere obiettivi e migliorare lo stato di salute dei miei atleti, dei miei clienti. Se sei arrivato fin qui, se il video ti è piaciuto e se hai magari delle domande, lasciamele sotto in un commento e magari posso rispondere direttamente a quelli che sono i tuoi quesiti sull'allenamento in base a quelle che sono le tue esigenze specifiche del tuo caso. Spero di poter confrontarmi con voi
su tematiche di allenamento e poterci arricchire a vicenda su tanti aspetti che possono essere utili e funzionali a quello che possa essere il livello delle scienze motorie e poter innalzare ancora di più la qualità degli allenatori italiani. Alla prossima, ciao!